Ciao Daniele, buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno Dario. Buongiorno, come va? Ben trovato. Augusto, ciao. Lunedì, va bene direi. Ci sono diverse cose da dire. Noi, Daniele, stamattina abbiamo, forse aperto, mi sembra eccessivo, però abbiamo dato grande spazio a Giampaolo. Perché secondo noi l'uomo copertina, togliendo Dybala, perché lì è come, insomma, giocare ti piace, vincere facile, no? E volevamo regalare questa copertina di un nostro quotidiano, che è quello poi radiofonico, in questo spazio proprio a lui, un tecnico che secondo quello che si è visto in campo, voglio dire, ha rivitalizzato dei ruderi calcistici, rilanciando invece gente che sembrava, seppur così, provvista di talento, ormai perduta. E la nota di rilievo e il risultato più pesante forse è proprio questa vittoria della Samp sul Milan, no? Sei d'accordo? Della giornata credo assolutamente sì. Stiamo parlando di... dovremmo capire, quando parliamo degli allenatori, che cos'è che dobbiamo prendere come riferimento per giudicare il valore assoluto di questi uomini. Perché l'unico parametro che usiamo in Italia è quello delle vittorie, ed è un parametro che non ci porta da nessuna parte, perché dobbiamo sempre considerare i valori relativi, ovviamente. E in questo senso io penso che Giampaolo si sia già meritato qualche scudetto nella sua carriera, se vogliamo parlare di risultati, perché quello che continua a fare dovunque vada, con qualche pausa nel corso della sua carriera, un po' dovuta al suo carattere, che non è un carattere facilissimo dal punto di vista proprio delle, come dire, delle pubbliche relazioni, ma ovunque sia andato ha lasciato una traccia evidente nel ricordo dei calciatori che hanno lavorato con lui, e quello che sta facendo anche adesso alla Sampdoria, insomma, con il lavoro dell'anno scorso che sta maturando in maniera totalmente evidente, credo che sia sotto gli occhi di tutti. Insomma, avete fatto benissimo, secondo me, vi ho ascoltato prima ed è avete detto parole sacrosante. La sua opera, soprattutto sui calciatori che evidentemente lo seguono quasi con affetto, mi verrebbe da dire, prima che con convinzione tattica, è evidente. Con una squadra con giocatori anche dai nomi impronunciabili a volte, con un giusto mix tra ragazzi e vecchietti tra virgolette che gli stanno dietro, è vero, vederli al cospetto di questo pluricelebrato e pluripagato Milan, no? Squadra dei stramilioni, degli investimenti, e la reazione forse anche un po' smodata dei protagonisti in rosso-nero del post partita la dice lunga, no? Insomma, sulla delusione e sull'impatto nocivo che ha avuto questa partita, perché Giampaolo ha stravinto sul campo, non ci sono stati episodi, uno all'inizio della partita era pure stato valutato correttamente, no? Giustamente. Quindi veramente molto bravi per una squadra che darà filo da torcere a parecchi, finché avrà benzina, no? da spendere. Ma io credo che il Milan poi soprattutto stia pagando l'effetto contrario della propaganda che ha spinto fino all'inverosimile il Milan, così come ha spinto anche troppo a un certo punto l'Inter, che sono due squadre in costruzione. Ci dimentichiamo sempre questo, ci dimentichiamo che il Napoli è arrivato a maturazione sostanzialmente nell'inverno scorso, ma neanche, insomma, quasi in primavera, dopo due anni pieni di lavoro complicato da parte di Sarri, e adesso da qualche mese ormai, da diversi mesi ormai, anche perché hanno avuto, diciamo così, la lungimiranza di non cambiare troppo quella squadra, di non cambiarla affatto, il lavoro praticamente è proseguito sostanzialmente, non si è mai interrotto, mentre molte squadre, Roma compresa per esempio, sicuramente l'Inter, sicuramente il Milan, sicuramente la Fiorentina, sono squadre che ricominciano da capo sostanzialmente, e ci vuole tempo per queste squadre. Il Milan non può diventare all'improvviso una squadra di fenomeni perché ha preso Bonucci, anzi Bonucci è stato caricato di responsabilità che sono andate ben oltre quelli che sono i suoi compiti in campo, e si vede, perché è diventato né carne né pesce, sembra la parodia di se stesso, sembra uno che vuole fare il motivatore, partendo lui stesso da un motivatore che evidentemente lo aiuta o lo ha aiutato in passato, e non ci riesce, perché poi sì, ho preso Bonucci, ha visto che lanci che fa, poi l'unica risorsa del Milan diventa quella, ma di che stiamo a parlare? Non può essere. Io peraltro anche su Montella, che come sai
ad inizio carriera, sì. Per quanto mi riguarda, c'è una copertina che dice che ha colpito molto la tua fantasia. Sì, è diventato il tormentone di Montiola. Montiola ai tempi, no, beh, Montiola però era perché nel momento in cui cominci la carriera da allenatore ti distingui subito per certi concetti, per certe cose, è logico che ci qualcosa ci si vede dentro, e devo dire che a distanza di anni qualcuno ripropose quel suggestivo accostamento, che allora era semplicemente un accostamento suggestivo, però devo dire che alla prova dei fatti ho avuto molte perplessità, non tanto sulla sua idea di calcio, che a me piace molto, quanto sulla sua effettiva capacità di rendere tale una squadra. Questo è quello, secondo me, il suo problema maggiore che ha evidenziato nel corso della sua carriera, e questo Milan credo che stia ricalcando questi stessi difetti. Non è ancora una squadra, ma credo che sia ancora ben lontano dal diventarla. Credo che manchi proprio quello, quella cosa che per esempio invece si è visto nella Lazio, tanto per dirne una, si sta cominciando a vedere nella Roma, cioè il concetto di gruppo compatto che riesce a essere equilibrato in ogni fase di gioco, che ha la capacità di sfruttare il talento dei suoi giocatori nel momento migliore, questo Milan proprio non ce l'ha, sembra esattamente il contrario, sembra solo affidarsi a qualche singola abilità, ma poi alla fine evidentemente non si riesce a incidere in questo modo. Tornando, Daniele, al discorso degli allenatori, quindi di Giampaolo, può aver inciso così tanto il carattere che ha, non certo da uomo mediatico come sono tanti altri allenatori che si vendono meglio anche rispetto a quello che sono, su una carriera che poi, se andiamo a vedere, con tutto rispetto, è partita da Pescara, stava all'Ascoli quando Quagliarella faceva il primo gol in Serie A, parliamo del 2005-2006, ieri ha segnato il centesimo gol in Serie A, il duecentesimo gol in Serie A, e poi è passato per Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli, Sampdoria, insomma, perché un allenatore così bravo, per quanto con carattere, diciamo da orso, forse anche eccedendo, non riesce a sfondare? Ma credo sia proprio per quello, proprio per il suo carattere, che gli ha impedito in certi momenti. Lui c'è stato un momento, come ricorderete, proprio dopo l'esperienza di Ascoli, poi fece Cagliari, in cui sembrava pronto a spiccare il volo, poi però lì ci sono stati problemi proprio a Cagliari, con, se non ricordo male, un esonero poi rientrato, con problemi, diciamo così, proprio di rapporti personali con Cellino, cominciò a dare l'idea di se stesso di essere un tecnico integralista, non dal punto di vista tattico, anche se poi lo è anche in quello, ma di proprio del suo modo particolare di non scendere a patti con nessun compromesso. Ricorderete l'episodio di Brescia, no? Con la questione. Insomma, stiamo parlando di uno che evidentemente, quando dai quest'idea, spaventi le grandi squadre, perché le grandi squadre, soprattutto devo dire per la Juventus, è sempre stato così, cioè gli allenatori che si impongono troppo da questo punto di vista non sono mai piaciuti troppo, e Giampaolo con la Juventus ebbe una liaison amorosa, e lì c'è stato evidentemente il momento che non è riuscito, anche alla Roma fu accostato, c'è stato un momento in cui non è riuscito a spiccare questo salto, e lì poi queste cose le ha pagate con anni in cui sembrava scomparso dai radar, no? Quando andò poi proprio dopo il Brescia, andò la Cremonese, e lì sembrava, lì sono stati bravi secondo me ad Empoli, dove hanno una cultura da questo punto di vista superiore a tutte le altre squadre provinciali d'Italia, perché continuamente rilanciano e lanciano uomini sia per la panchina che per il campo di grande livello, lì l'hanno rilanciato, lì è stato bravo a cogliere l'occasione, e adesso è di nuovo in questa rotta qui, cioè non mi stupirei se una grande squadra lo chiamasse poi, molto presto, se prima o poi arrivasse, perché di chiacchiere, di accostamenti, come hai detto tu, ce ne sono stati parecchi, anche di contatti, poi però non si è mai concretizzato il tutto. Prima di fermarci, poi se puoi riprendiamo il discorso dopo la pausa, certo. Daniele, no, abbiamo iniziato con Giampaolo perché forse parlare sempre delle stesse squadre, degli stessi allenatori, degli stessi personaggi o antipersonaggi, nel caso di Francesco per esempio a Roma, e per certi versi anche di Montella, tende
tende un po' a diventare ozioso. Allora, trovare, scoprire quei pochi volti seminuovi, stiamo parlando di un neofita, come ha ricordato correttamente Augusto elencando tutte le sue esperienze della panchina, però può dare un arricchimento diverso. Volevamo insomma introdurre anche il discorso Roma, certamente. Prima però una cosa volante, prima del break, sulle altre, a cominciare dall'Inter, perché insomma Juventus in questo momento sta lì su, vediamo quanto riuscirà a vincere ancora, vincerà tutte, non lo so, assistiamo in tanto la squadra più completa, credo, su questo siamo tutti d'accordo. Al Napoli dedichiamo un capitolo a parte sull'Inter, 16 punti su 18 a disposizione. Daniele, hanno influito proprio in punti percentuali questi fattori, secondo noi, perché a noi sembra quasi un miracolo che questa Inter sia a 16 punti, soltanto 2 in meno rispetto alla coppia di testa. Calendario, bravura dell'allenatore, forza difensiva, stiamo parlando della migliore fase difensiva in Italia, numeri alla mano, 2 gol in 6 partite, oppure ci mettiamo anche questo discorso dei casi arbitrali? Sono queste, me le dividi, me le suddividi in punti percentuali, 16 punti dovuti soprattutto a cosa? Secondo me essenzialmente alla forza dell'allenatore. Darei la percentuale maggiore, più maggiore, sì. C'è una parte di diciamo così del destino, lo chiamerei, arbitrale, perché non voglio pensare o credere nient'altro. Io non sono uno di quelli che vede i fantasmi che si mettono a, capito, che ordiscono complotti per una squadra o per un'altra. Non credo a delle circostanze che in questo momento sono state molto fortunate per l'Inter, ma sono altrettanto sicuro che arriverà anche il momento in cui l'Inter pagherà qualcosa da questo punto di vista, perché non sono i favori che fa la squadra che poi vince tutto e allora dici, sai, quando li recuperi sti favori? No, questa è una squadra che secondo me non vincerà tutto, non vincerà tutte le partite, quindi è destinata secondo me prima o poi a pagare questo dazio, però nel frattempo se n'è giovata. Mi ricorda un po' l'Inter di Mancini, che partì allo stesso modo facendo gridare tutti al possibile scudetto, tra le risate secondo me di quelli che vedevano le partite di quell'Inter. E credo questo, non tanto, io non credo che abbia questa fase difensiva così impeccabile, perché ho visto commettere molti errori, ho visto da vicino la partita con la Roma in particolare, non mi ha convinto per niente, non sono per niente convinto che ci siano dei giocatori come vengono descritti in questo momento. Lo stesso Skriniar, secondo me, uno che commette molti errori. D'Ambrosio è sicuramente un giocatore, è un po' il Florenzi dell'Inter, perché comunque sta al posto suo ed è uno di grande efficacia, però in assoluto non stiamo parlando di un grande giocatore. Non mi convince per niente D'Albert. Miranda è sicuramente un buon giocatore, ma io non credo che l'Inter sia da questo punto di vista una difesa che ci ricorderemo alla fine di questo campionato come tra le difese più imbattute. Quindi non ce lo metto questo elemento, e poi un pochino ovviamente ha fatto il calendario. Perché ha avuto il grande merito di vincere la partita di Roma, che era la partita che la poteva far fermare indubbiamente. Se la partita fosse andata come a un certo punto era evidente, sembrava potesse andare, l'Inter si sarebbe fermata e la Roma starebbe al posto suo. Quindi che fai, 40-30-30? Sì, una cosa simile, no? Perché per me, Augusto, è letteralmente inspiegabile questo dato dei 16 punti, che poi è il primo che si guarda, no? I punti, considerando come ha vinto a Roma, da quel momento in poi. Una squadra che a Crotone, come ieri, veramente. Ieri sembrava veramente la trasferta di Crotone, la squadra avversaria ha avuto anche più chance. Poi alla fine, nel finale, l'Inter poteva fare 2-0, come è successo a Crotone la settimana sotto prima. Un ritmo imprecisa, involuta, però insomma, siamo ancora col cartello, no? Dei lavori in corso per tante squadre, non per la Juventus, non per il Napoli. Parlando di quelle immagini, sì, sabato, domenica, comunque il weekend che ha riguardato Milik, ovviamente ha avuto molta più cassa di risonanza quell'infortunio rispetto a quello di Tumminello, dopo pochi minuti, una manciata di minuti di Crotone Benevento. Noi guardiamo i campi e pensiamo ancora che possa dipendere da quello, perché la casualità, per carità, la sfortuna. Sarri sarà caro tantissimo dopo la spalla Napoli. I campi di Ferrara, di Firenze ieri sera, dello stesso, insomma, non so, tu ci stai più spesso di noi in campo a vedere le partite. È solo un caso? Campi di tutti i colori, Daniele, però
forse non si può parlare soltanto di sfortuna, riduttivo. Guarda, questa domanda, se sono a casa, se la fanno anche ortopedici di chiara fama, sì, che sì, sono chiamati spesso anche, esatto, anche da noi a rilasciare i loro pareri. Io credo che io non sono, diciamo, la persona adatta per rispondere a questa domanda, perché ne so molto meno ovviamente di chi queste cose le studia e le ha studiate. E io credo che, da un lato, mi pare che soprattutto per certi calciatori ci sia in qualche modo una predisposizione, non so se sia giusto parlare di lassità di articolazioni, di predisposizioni naturali, quasi congenita, dici tu. Quasi congenita, perché a volte, quante volte ci è capitato di avere giocatori che poi hanno avuto delle recidive, addirittura come nel caso di Milik, all'altra gamba, all'altro ginocchio. Questo è però legato ai fortuni muscolari. Quando parliamo dei legamenti, forse uno pensa sempre sia qualcosa di diverso, legato a un trauma, una torsione naturale. Sì, però le torsioni naturali di quel tipo ne vediamo tante sui campi di calcio. Tu dici che alcuni sono più predisposti. Alcuni, no, non lo so, guarda, ho premesso, non lo so. Ma nel senso che immagino. Dici bene, la premessa, forse non lo sanno neanche gli ortopedici. Cominciamo però appunto ad approfondire, perché qui, insomma, a Roma dovremmo avere ormai una fa giurisprudenza. Siamo arrivati a 11 forse in 3 anni. Dai, tra ragazzini della primavera, titolari, gente come Florenzi 2 volte in un anno, gente che va in prestito. Ma infatti io, attenzione, Daniele, io non voglio arrivare da nessuna parte. Non voglio essere tendenzioso. Perché proprio alzo le mani. Mi si è fatto male a Crotone, mi fanno paura i tuttologi, dove non so, mi fermo, certo, assolutamente. Però i numeri li leggo, li guardiamo aggiornati, e poi ci stanno queste scene che sistematicamente ormai si capisce subito, sì. Quando salta, è come quando salta una corda di una chitarra, senti subito il rumore, il calciatore. Ferrara si è visto Mertens Mertens che ha le mani tra i capelli, lei si è capito subito. Non c'era bisogno neanche di intervento del medico in campo a quel punto, no? Perché si è reso conto. Con tutto che a volte hai anche segnali differenti sul post trauma, perché Milik cammina sulle sue gambe come se non avesse niente, e vedi altri che invece rimangono a terra a urlare, a tenersi il ginocchio. Ricordo Florenzi, poverino, che sta piangendo. Allora, ci ricordiamo Strootman a Napoli, Gascoigne alla finale del FA Cup 30 anni, 25 anni fa, insomma. Strootman è rimasto in campo, sì, esatto. Appunto, per quello dico che evidentemente c'è qualcosa che un po' di superiore, diciamo così, alle mie conoscenze. Daniele, prima Dario giustamente sottolineava come gli allenatori devono fare miracoli, sono chiamati a fare miracoli in emergenza. Allora Spalletti si inventa Totti centravanti, l'anno scorso si fa male Milik, e Sarri si inventa Mertens, quello straordinario attaccante che stiamo notando adesso. Adesso che dovrà inventarsi? Perché per chi dice ok, ha solo un modo di giocare il Napoli, a maggior ragione adesso, perché almeno per 4 mesi Milik non lo avrà, per quanto non fosse titolare. Ma questo è, nel senso che proprio perché non era titolare, anzi secondo me c'era una sorta di imbarazzo dello stesso Sarri, perché insomma ricordiamoci il contesto in cui maturò il primo infortunio di Milik, che era considerato, come in quel periodo lì era, che ne so, lo Dzeko attuale della Roma, insomma, no? un giocatore che risolveva le pratiche e che era quello destinato a raccogliere l'eredità di Higuain. Era partito benissimo, e quando mise Mertens lì, stupendo, diciamo così, l'uditorio con questa scelta, con questa mossa, intanto gli diedero del matto. Secondo, gli diedero dell'integralista che non sapeva cambiare il suo calcio e quindi cercava di rovinare i giocatori solo per assecondarle la sua idea, e tirò fuori questo capolavoro di squadra che ancora oggi non si sa come si può fermare. E in lui sono sicuro che in qualche parte della sua anima, apparentemente burbera, c'era anche una sorta di imbarazzo nei confronti di un ragazzo che come unica colpa aveva quella di essersi fatto male, e al posto suo era arrivato uno che è sembrato un fenomeno. Ricambiare nuovamente quella squadra oggettivamente non aveva senso, e tenere in panchina uno come Milik, forte come Milik, è un assurdo calcistico, perché ovviamente è uno che deve giocare, che potrebbe giocare in qualsiasi squadra. Cioè, oggi secondo me, se io ci avessi Higuain e Milik, io farei giocare a Milik, sarò matto, però è un po' sì.
Sì, lo so quanto ve lo dico apposta. Le disquisizioni, sono tutte provocazioni da che fa il Monaco. Un po' appena la metto lì così. La punta d'acido, capito? Se stai attento, capito? Sì. No, acido mai. No, per dire che sono questioni ormai annose queste qui su allenatori. No, andando a valutare poi. Sì. Una serie di cose che prescindono dai numeri stessi, in questo momento è vero, ma Higuain sarebbe questa fase difficilmente paragonabile pure a Simi del Crotone. Cioè, se stiamo vedendo attaccante sfiduciato, imbolsito, probabilmente anche frastornato da questa serie di situazioni che lo hanno coinvolto pure con la nazionale, perché rimanere per lui è stata una coltellata ha detto questo. San però parliamo di un grandissimo campione, quindi deve vederlo come stimolo, perché questo è il lavoro di Allegri, e la bravura di Allegri sta proprio consiste in questo. Ma quello, io per quello dico, ha mostrato negli ultimi 3 anni una capacità gestionale del gruppo straordinaria, forse noi, unica. Quando noi parliamo, no Daniele, tante volte pure fra noi di allenatori, quante volte abbiamo detto, e su questo è l'ultimo domicilio conosciuto del nostro accordo, quando noi diciamo l'ultimo anno in cui Allegri ha fatto l'allenatore è stato a Cagliari, convergiamo, perché da quel momento in poi lui diventa gestione, diventa un'altra cosa, che poi i calciatori non è che debbano andare in autogestione, no? Deve fare pure il minimo però fanno gli altri, ormai l'allenatore si porta dietro 15 persone. Bene, però poi arrivano quelli come Sarri che nelle grandi squadre lasciano un'impronta molto diversa da quella che può lasciare Allegri. La lasci vincendo questa grande impronta. Per ora è un'impronta. Diciamo che non ha allenato ancora Milan e Juventus negli ultimi 10 anni. Certo. Vediamo quello che succede. Spero ovviamente che non vincerà neanche quest'anno. Esatto, sono d'accordo con te. Però chiaro. È così. E sulla questione Higuain, tanto per aggiungere un elemento, io ovviamente non ho mai pensato nella mia vita di discutere tecnicamente uno come lui, che è un fenomeno assoluto. Discuto però, secondo me, la professionalità di uno che ha evidentemente un problema, diciamo così, dal punto di vista proprio della fisiologia, e non so quanto stia facendo per risolverlo. Cioè, ho paura che uno, l'uomo dai 90 milioni dall'ingaggio stramilionario, che a un certo punto ha detto sai che c'è i gol, li faccio lo stesso, e invece arriva un momento in cui quei gol non li fai più, e quello è un problema. Quindi non siamo nel, io mi arrabbiavo quando sentivo parlare di Dzeko come se fosse l'ultimo pippone arrivato nel campionato italiano, dicevo questo significa non conoscenza, secondo me, del calciatore, del gioco del calcio. Questo, per Higuain è un discorso differente, cioè, tecnicamente è indiscutibile. Io credo che si stia trascurando, perché mi pare evidente che ci siano delle cose che non stanno funzionando dal punto di vista proprio della fisiologia dell'atleta, e questa è una cosa che a me non piace, diciamo. No, su questo siamo d'accordo. C'è una dettagliatissima analisi di Roma Udinese fatta da Daniele Lo Monaco, pagina 4 e 5, pagina della tattica, no? Tatticamente del romanista. Per una volta però sì, parliamo una cosa, la diciamo anche ovviamente su questi miglioramenti molto importanti della Roma, però vorrei fare i complimenti, perché il romanista secondo me ha centrato la prima pagina, e lo si fa un po' a freddo oggi, l'unico tema freddo che c'è, cioè l'unico momento per inserire freddo fino a un certo punto, perché poi da domani sarà già vigilia di Champions League, ovviamente l'altro ieri su ieri c'era il campionato da commentare, ma colpevoli di tifare, secondo me è un tema molto azzeccato, perché c'è una foto, lo striscione adesso multateci tutti, non tutti sanno che continuano ad arrivare delle multe anche piuttosto sostanziose economicamente parlando, per i ragazzi colpevoli di lanciare cori dalle balaustre. Siamo a questo, chiudo proprio per integrare, poi lascio la parola a te Daniele, questa premessa, non so se tutti sanno, forse non tutti sanno che, com'era non sanno che sono entrati 600 tifosi napoletani senza biglietto a Ferrara per vedere Spal Napoli, 600 fatti entrare per ragioni di sicurezza senza biglietto in quello stadio di Ferrara, e qui si continua a multare all'Olimpico come altrove chi lancia cori dalle balaustre. Mi sembra centratissimo e azzeccato questo tema, e noi dobbiamo approfondirlo necessariamente insieme, Daniele, perché non può essere un laboratorio, come hanno detto giustamente i tifosi, la piazza di Roma, sponda Roma soprattutto. Purtroppo sono anni che è così, giro i complimenti
alla redazione, a Antonino Cagnucci che l'ha voluto, a Lorenzo Contucci che ci ha scritto un pezzo, a Valerio Curcio che ha raccontato il fatto in sé, e cioè che si prende come spunto l'elenco delle regole, delle norme d'uso di chiunque entri allo Stadio Olimpico, ed è un regolamento che chiunque può trovare sul sito del CONI e scaricarselo e leggerselo, per rendersi conto che siamo tutti daspabili in qualche modo, siamo tutti sanzionabili, siamo tutti passibili di contravvenzioni. Perché nessuno di noi fa quello che c'è scritto in quel regolamento, e allora che cosa succede? Che sfruttano questo regolamento per poterti punire, andando a cercare però in maniera chirurgica chi secondo loro merita di essere oggetto delle loro attenzioni. E questo è un discorso che secondo me è totalmente antidemocratico. Fa giustamente l'esempio Lorenzo Contucci, è come se in un parcheggio dove vengono lasciate male le macchine da chiunque, il vigile va a sanzionare solamente la tua macchina, non per una volta, dice, è capitato, magari ha fatto una multa, l'ha fatto tutti, poi ha dovuto andare via, ma tutti i giorni. E questa è una cosa che uno a un certo punto si fa, puoi appellarti a quella decisione? No, è perché tu sei in torto. Però per quale motivo? Allora, ma non è perché uno richiede la multa a tutti quanti, ma perché in tutti gli stadi d'Italia non succede questo? Perché gli stessi ragazzi che sono andati a Benevento a fare i loro cori sulle balaustre dello stadio di Benevento vengono salutati dai questori locali, con ringraziamento per non aver neanche gettato una cartina. Sì, perché bravo, finora il comportamento è stato esemplare del giornale. Casa come fuori, appunto. Questa esattamente cosa, e qui a Roma invece sono state fatte nuove multe sia con l'Inter sia con l'Atletico Madrid, semplicemente perché si stava in piedi sulla balaustra a lanciare i cori. Lancia è i evidentemente cori. Una cosa che non può, i cori sono diventati oggetti, 167 i cori euro. Contundenti, 167, poi 167 euro, insomma stiamo parlando di soldi veri, per cui questo è quello che succede, e ripeto, sono purtroppo sanzioni non appellabili, perché non puoi farci niente, perché tu sei in torto. Però rendiamoci conto di quello che sta succedendo, ed sono anni che Roma è usata come laboratorio, come ricordiamo anche in questi articoli, sotto ogni profilo. Non a caso molto spesso ci capita di sentire poi dei giornali che si lamentano se nelle manifestazioni c'è qualcuno che ha l'idea di usare il DASPO, per cui per andare a colpire magari chi non si comporta bene in una manifestazione. Peraltro ho sempre pensato che per la legge sono tutti gli strumenti per chi delinque, per carità, metterlo in condizione di non farlo, certo, più, insomma, quello siamo penso altro, tutti d'accordo. Era giusto precisare. Questo senz'altro. Chiudiamo con un altro di laboratorio. Laboratorio di Francesco, come sta? La senti in pochi concetti di riassumere, Daniele, le cose più importanti, gli aspetti che stanno migliorando di più di questa Roma in questa fase? Ma io credo che Di Francesco, secondo me sarebbe sbagliato in questo momento esaltare troppo quello che la Roma sta facendo, perché la Roma sta semplicemente seguendo un percorso, un tragitto, e la bravura di Di Francesco è stata quella di sfruttare al 100% questo momento, veramente riempiendo tutte le potenzialità possibili di questa rosa, del suo lavoro, e quindi è riuscito a migliorare il gioco, a far divertire tutti i tifosi, a raccogliere i punti che doveva raccogliere, a segnare per non rischiare anche di vivere partite troppo intense, quindi a far segnare alla squadra tanti gol, da mettere subito in chiaro le cose nei primi tempi di questa partita, e soprattutto a ruotare il numero dei giocatori senza far immusonire nessuno, e questo è un altro merito che gli va riconosciuto. Per cui sta facendo quello che un bravo allenatore, e io come sapete sono convinto che lui lo sia, non sono ancora convinto, e si vedrà, perché non ho la palla di vetro, se potrà reggere poi a tutte le pressioni che una città come questa ti porta, come tutte le grandi piazze del calcio. Sta facendo semplicemente questo, però diciamo che io poi mi diverto ad andare a guardare in questa rubrica che me ne dà la possibilità quali sono le cose migliori che una partita piuttosto che un'altra poi in qualche modo possono mettere in evidenza, e secondo me ce ne sono tante, proprio dalla brillantezza del gioco alla capacità dei suoi giocatori di essere, ha alzato moltissimo la soglia dell'attenzione, che era alta anche con Spalletti. Io oggi per esempio dico che
per certi versi sta affiancato già a Spalletti, che secondo me è un merito assoluto, insomma, cioè non c'è quasi soluzione di continuità tra la squadra dell'anno scorso e quella di quest'anno, nonostante un cambio tecnico e anche un cambio di molti giocatori, per cui sono meriti innegabili che vanno però confermati adesso che arrivano gli impegni più importanti, perché tra l'impegno col Karabag, da non sbagliare evidentemente mercoledì, tra la partita di Milano e due scontri di riesce a cavallo della sosta, e Roma Napoli post, poi Napoli e Chelsea, insomma, sono altri banchi di prova sicuramente esami importanti. Viva Dio, perché siamo tutti curiosi e vogliosi di misurare la Roma, anche al cospetto di avversari ovviamente di un'altra consistenza alla luce dei miglioramenti. Daniele, è stato un piacere, grazie. Grazie Daniele, buon lavoro. Piacere sempre per me. Grazie a voi, a presto. Ciao.